quando si cerca di fare qualche cosa credendoci veramente, come quello che tentiamo di fare, magari anche non riuscendoci fino in fondo nel lavoro di legislatori, dobbiamo pensare a quelle persone che quotidianamente sono lì poi a fare il loro lavoro e a realizzare le cose per cui si tentano di fare le norme di legge. Devo dire che questa serata nasce, e vedo tra i presenti tanti che abbiamo incrociato nelle diverse iniziative, tanti che vengono da diversi comuni di Monza e Brianza, il PD di Monza e Brianza, da un lungo percorso che è stato fatto come federazione del PD di Monza e Brianza sulla scuola. È quasi un anno che noi parliamo di scuola. Io credo che questa sia la prima buona notizia, perché c'è stato un tempo in cui della scuola si è parlato troppo poco, e della scuola si è parlato solo quando si parlava di legge di bilancio, perché era uno degli spazi dove andare a tagliare. Non per caso, perché la scuola nel bilancio dello Stato è una fonte di spesa importante, e quindi quando qualcuno dentro ai tagli che si sono fatti in passato e che si dovranno fare anche in futuro, perché c'è effettivamente un problema di spesa pubblica in questo paese, però tutti gli interventi sulla spesa pubblica non sono indifferenti, tu puoi scegliere dove andare ad intervenire. Nel passato, non per caso, ma per una cultura politica, si è deciso di andare a intervenire sulla scuola. E quindi l'ultimo intervento legislativo sulla scuola è un intervento che non nasceva dal Ministero della Pubblica Istruzione, nasceva dal Ministero dell'Economia, tagliava 8 miliardi alla scuola e tagliava 80.000 insegnanti. Io credo che se noi vogliamo parlare della legge che è passata ieri al Senato e che arriverà nelle prossime settimane per il terzo e ultimo passaggio alla Camera dei Deputati, noi dobbiamo partire da un dato oggettivo. Questa è una legge che invece fa il contrario, mette un miliardo nello spazio rimanente del 2015 sulla scuola, ne mette 3 miliardi nel 2016 e poi va a consolidare queste risorse. E la riforma è migliorata in maniera significativa, ma l'ultimo passaggio del Senato ha introdotto un ulteriore elemento di modifica che non è da poco. L'anno scolastico che inizierà a settembre sarà un anno in cui tutti questi insegnanti entreranno dal punto di vista giuridico, effettivamente saranno assunti, quindi giuridicamente entreranno in ruolo, ma sarà un anno di lavoro per fare entrare in vigore le nuove norme, per permettere alle nuove norme di realizzarsi concretamente, perché una delle cose di cui ci si è resi oggettivamente conto è che un passaggio, un cambiamento così importante ha bisogno, nella concretezza dell'attuazione, di tempo. Non si poteva pensare che dal primo di settembre cambiassero le cose da un giorno con l'altro. E quindi questo anno sarà un anno di ponte, un anno di costruzione e anche, io dico, un anno di verifica di quanto è scritto nella norma rispetto alla sua effettiva attuazione nelle classi, nelle aule, nelle scuole, e magari anche di correzione di alcuni interventi. Non sarà la fine di un percorso sulla scuola, ma sarà esattamente l'inizio. Cioè sarà il fatto che, avendo ricreato alcune condizioni economiche e di risorse materiali ed umane per la scuola, perché senza quelle tutto il resto diventa assolutamente pura teoria, però si possa riniziare anche un percorso di lavoro concreto e di attuazione. Ad esempio, nella norma di legge ci sono una serie di deleghe, non sono deleghe in bianco, sono deleghe che vengono, che ricevono dal Parlamento indirizzi, ma queste deleghe dovranno poi avere dei decreti attuativi che passeranno dalle commissioni di Camera e Senato. E noi intendiamo lavorare perché in quel passaggio non sia un passaggio formale, ma sia un passaggio in cui tenere conto di tante delle indicazioni che proprio dal mondo della scuola arrivano. Si è detto che in queste settimane sicuramente il clima che si è creato attorno a questa riforma non ha fatto bene alla riforma. Io credo che questo sia assolutamente vero, e credo che ci siano numerose responsabilità su tutti i fronti per questa ragione. Credo che il livello di dialogo che si è costruito sia stato un livello di dialogo troppo basso. Credo che si sia partiti con alcuni slogan che assolutamente non funzionavano. I provvedimenti di legge non si fanno con gli slogan. E credo anche oggettivamente che questo sia però figlio anche di un sistema culturale politico che è un po' diventato dominante in questo paese. Perché io troppo spesso ho letto nella rete, sui giornali, negli interventi televisivi, cose che nella riforma non ci sono mai state, non erano scritte da nessuna parte.